Buongiorno. Quando ci accingiamo a scrivere un romanzo, dobbiamo prendere alcune decisioni preliminari di tipo tecnico. Per esempio, decidere quale sarà la persona, il punto di vista del narratore, insomma, se racconteremo in prima persona, in terza persona o faremo delle scelte diverse. La scelta della prima e della terza persona è quella, insomma, sono le scelte più comuni. Però, per esempio, se pensiamo a Calvino, a Se una notte d'inverno un viaggiatore, vediamo che Calvino ha fatto la scelta di raccontare in seconda persona, rivolgendosi con il tu al lettore. Ma ovviamente sono scelte particolari che sono anche abbastanza difficili da gestire. Come dicevo, la prima e la terza persona sono in genere le scelte più comuni. Prima persona, quando vogliamo che l'autore acquisisca lo stesso punto di vista del narratore, è un modo questo per tirare molto dentro il lettore nella storia. Ricordatevi sempre che comunque autore e narratore, anche se sono di fatto la stessa persona, sono in realtà diversi, cioè esiste un io autoriale e un io che è inerente al libro, che quindi racconta perfino un'autobiografia. In un'autobiografia non è possibile identificare autore e narratore al 100%. La terza persona offre all'autore alcune possibilità, diciamo, di maggiore libertà, per esempio di fornire delle informazioni che i personaggi non hanno, o di vedere o di fare, anche se vogliamo, dei commenti sui personaggi, sulle loro azioni dall'esterno. Una scelta all'interno di questa sottocategoria della terza persona può essere la scelta del racconto fatto in terza persona immersa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il racconto viene fatto comunque in terza persona. Ma in realtà il narratore sposa, l'autore, diciamo, sposa un po' il punto di vista di uno dei personaggi, generalmente il protagonista, e quindi tutto quello che viene detto, viene fatto vedere, viene presentato nella storia è relativo a quello che quel personaggio è in grado di vedere o in grado di conoscere. Quindi non siamo su una posizione di narratore onnisciente, ma siamo invece appunto nella posizione di un narratore che comunque è immerso e ha la visuale di uno dei personaggi. Un'altra scelta che si deve fare quando si sceglie di scrivere un romanzo è quella del tempo della narrazione. Ora, in teoria si può usare qualsiasi tempo per scrivere un romanzo. Certo che scrivere un romanzo tutto al futuro, immaginando magari che sia tutto visto attraverso la sfera di cristallo di una cartomante, chiaramente non è facile. A mio parere sono delle scelte stilistiche, anche delle sfide molto, molto interessanti, molto accattivanti, ma che forse si attagliano meglio alla dimensione di un racconto. Leggere un romanzo tutto al futuro immagino che non sia facile. Le scelte più comuni sono comunque quelle del racconto al passato o anche al presente. Il passato è certamente la scelta più familiare per il lettore. Io vedo, ho letto molti romanzi, anche manoscritti, scritti al passato, poi con anche magari intersezioni di parti al presente storico che danno una maggiore immediatezza. Bisogna soltanto saperli usare perché non è sempre facile, ecco, fare questi salti temporali.
Oppure anche in un racconto al passato ci può essere una parte, diciamo, di esposizione al presente fatta magari per bocca di uno dei personaggi a un discorso diretto. Insomma, le possibilità di commistione sono tante. Una scelta di narratore molto interessante è questa di questo romanzo di Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno. Allora, Ishiguro, questo è un romanzo del 1990. Ishiguro lo ambienta nel 1956, quando il maggiordomo di una grande casa che si chiama Darlington Hall va in vacanza. E attraverso questo viaggio, insomma, ricorda il suo passato. Darlington Hall è una grande residenza già nobiliare, appunto, appartenuta a un certo Lord Darlington, che ora appartiene invece a un ricco americano. Il maggiordomo che ha servito il precedente proprietario e tuttora al servizio dell'americano si chiama Stevens. Ed è dal suo punto di vista che viene raccontata questa storia. La grande casa ora ha bisogno di maggiore servitù e quindi il maggiordomo approfitta della sua vacanza per andare a riprendere contatto con una signora che lui chiama Miss Kenton, anche se nel frattempo la donna si è sposata, addirittura è diventata nonna, con questa donna che è stata all'epoca d'oro di Darlington Hall, è stata la governante e ha collaborato naturalmente con lui. Stevens si esprime con uno stile, allora, in prima persona, ma con uno stile pignolo, molto formale, e comunque, essendo un'espressione in prima persona, noi lettori siamo in prima battuta portati a identificare il nostro sguardo con il suo. A mano che leggiamo ci rendiamo conto della sua scarsa originalità, della sua scarsa sensibilità e del fatto che una persona che non ha spirito, che non ha neanche, diciamo, spirito critico soprattutto, anche nei confronti dei suoi datori di lavoro, in particolare di Lord Darlington che Stevens ha servito nel periodo tra le due guerre mondiali, quindi nel periodo in cui in Europa si è vista la crescita, l'affermarsi del nazismo. E Lord Darlington, diciamo che si rivela essere un diplomatico abbastanza goffo e improvvisato, dilettante, che pensa sia giusto sostenere il nazismo, le teorie antisemite e così via. E questo maggiordomo Stevens sposa senza porsi minimamente problema critico le idee del suo datore di lavoro, semplicemente lui è interessato a far funzionare bene la casa, la servitù, al fatto che la casa sia sempre perfettamente in ordine, spolverata, il servizio sia impeccabile e così via. Inoltre, tende a dare delle valutazioni sempre molto positive di sé. No? Però cosa succede nel lettore? E il lettore ben presto scopre l'inaffidabilità di questo personaggio, cioè quello che racconta, su quello che racconta si comincia a prendere distanza, perché insomma, come mai questo mi racconta queste cose sempre così, sempre con questo tono così formale, così pignolo, però nello stesso tempo che mi denota che non c'è benché minima partecipazione umana intelligente in quello che fa. Allora, vi vorrei leggere
un breve brano, in traduzione ovviamente, che riporta appunto il nostro Stevens a un momento in cui lui va a consegnare a Miss Kenton, alla governante, quindi, una lettera in cui si annuncia la morte della zia di questa donna. E ricorda che in quell'occasione non fu neanche capace di rivolgerle le condoglianze e la sentì a un certo punto anche dietro la porta chiusa che piangeva. È da parte della signora Johnson, una dama di compagnia di mia zia. Dice che mia zia è morta l'altro ieri. Tacque un istante, poi disse: il funerale avrà luogo domani. Chissà se mi sarà possibile prendermi un giorno di vacanza. Sono sicuro che si potrà combinare, signorina Kenton. Oh, grazie, signor Stevens. Mi perdoni, ma forse adesso potrei aver bisogno di restare qualche istante da sola. Naturalmente, signorina Kenton. Solo dopo essere uscito, mi venne in mente che in realtà non le avevo porto le mie condoglianze. Era facile immaginare che colpo fosse stata quella notizia per lei, poiché la zia, a tutti gli effetti, era stata come una madre, e sostai fuori nel corridoio a chiedermi se dovessi tornare indietro, bussare, rimediare alla mia mancanza. Ma poi mi venne in mente che se lo avessi fatto, forse avrei disturbato il suo dolore privato. In realtà era possibile che la signorina Kenton, proprio in quel momento e solo a pochi metri da me, stesse effettivamente piangendo. Quel pensiero suscitò in me una strana sensazione, facendomi restare lì in piedi nel corridoio a indugiare per qualche istante. Ma alla fine ritenni che la cosa migliore fosse di attendere un'altra occasione per esprimere il mio cordoglio e me ne andai. In realtà, andando un po' più avanti nel racconto, Stevens ammette che forse ha collegato questo avvenimento, cioè questo fatto di aver sentito la ragazza piangere dietro una porta chiusa e lui di essere rimasto lì ad ascoltarla un po' imbarazzato per qualche minuto, l'ha collegato a un elemento sbagliato. Ed in effetti gli viene in mente che forse la cosa era successa qualche mese più tardi della morte della zia della Kenton. In realtà Miss Kenton aveva cercato in un modo forse anche timido di far capire a Stevens di essersi innamorata di lui, ma lui l'aveva liquidata con freddezza, aveva diciamo disprezzato questa profferta d'amore e poi allora lei aveva sentito lei piangere dietro una porta chiusa. Ecco che il lettore finalmente non ha più dubbi, cioè non ha più dubbi circa l'inaffidabilità di questo narratore, circa la sua aridità emotiva e anche, in definitiva, circa la sua cattiva fede. Allora, io ho trovato questa scelta di Ishiguro di presentarci questo narratore, così che prima ci coinvolge, poi a piano piano, no, ci fa prendere le distanze da lui e ce lo fa quasi disprezzare. Questo narratore che è definito narratore inaffidabile, una scelta bellissima e che è assolutamente adatta, no, a dimostrare questa incapacità in un personaggio di provare dei sentimenti veri, di provare sentimenti profondi, di relazionarsi effettivamente con gli altri, se non attraverso una fredda, corretta, educazione puramente formale. Grande narratore Ishiguro. Alla prossima.